Di nuovo qui negli studi di 105 TV per cominciare la terza parte di questa seconda puntata di A Tutto Campo. Dicevo, scrivevo nel mio post su Facebook la settimana scorsa, beh, effettivamente ci divertiamo qui in studio anche durante la pubblicità, quindi sarà successo qualcosa. Sarà successo qualcosa. Quindi ancora ci stiamo ricomponendo un po'. Allora, ripartiamo con l'eccellenza. L'eccellenza che è giunta alla settima giornata. Cominciamo a vedere dunque i risultati di questa settima giornata. Con Castel San Giorgio, Gifonese Casali 2-2, Cervinara San Marzano 0-2, Costa d'Amalfi Sant'Agnello 1-0, Ercolanese Agropoli 2-5, Polisportiva Lioni Carotenuto 0-1, Salerno Baronisti Buccino 0-0, Scafatese Faiano 1-0, Solofra Montemiletto 5-0, Viche Quenzo e Virtus Avellino 2-1. Vediamo la classifica. Guida l'Agropoli con 19 punti, San Marzano a 16, Scafatese del Coranese 15, Solofra, Faiano 13, Cervinare e Costa d'Amalfi 12, Salerno Baronissi e Virtus Avellino 10, Carotenuto 9, Polisportiva Lioni 7, Sant'Agnello e Castel San Giorgio 6, Montemiletto Giffoni 6 Casali, Viche Quenze 4, e chiude il Buccino con 3 punti. Ecco l'Agropoli, Agropoli che insomma prosegue questa marcia davvero inarrestabile, la vediamo lì in testa alla classifica con 19 punti, ancora una vittoria sabato scorso su un campo, uno di quei campi davvero molto molto difficili, sta provando la squadra di Agropoli già la fuga solitaria in testa alla classifica. Quello che più impressione, ecco, vorrei sottolineare questo sia a Franco che a Nicola, è la capacità di questa squadra di creare un grande volume di gioco e di segnare tanti gol contro chiunque, perché poi vediamo che il Coranese era al secondo posto, non è una squadra diciamo di quelle cuscinetto, no, materasso, sì, si diceva prima, poi fuori casa e poi parleremo anche di quello che poi è successo dopo la partita. Quindi non facile questa trasferta, però l'Agropoli va lì, fa 5 gol e porta a casa una vittoria strepitosa. Noi l'abbiamo detto la settimana scorsa che era una partita a cui un test importante, tenevamo un po' la lente puntata su questa partita. Mi sembra che Remo abbia soddisfatto in pieno insomma un po' l'esigenza di tutti coloro che, a cui piace insomma sentire questo, è vale a dire un risultato netto 5-2 fuori casa, una squadra che viaggia insomma alla grande e che veramente forse gli altri dovranno stare attenti perché devono inseguire una squadra forse da grossissime potenzialità. Ecco Remo, io direi un'altra cosa, le squadre si vedono nel momento decisivo, l'abbiamo un po' di esperienza, ce l'abbiamo, adesso l'Agropoli sta dimostrando che nei scontri diretti contro le antagoniste sta facendo la differenza, una grande realtà, una squadra che in 7 gare ne vince 6, ne pareggia una, tra cui 4 vittorie esterne, quindi 4 vittorie esterne, 3 interne e un pareggio, 19 gol fatti, 7 subiti, contro una bellissima realtà che è l'Ercolanese con 5 vittorie e 2 sconfitte, 15 gol fatti e 8 subiti, quindi tutto sommato adesso la compagine dell'Agropoli sta dimostrando tutto il suo valore e tutta la sua voglia di vincere questo campionato. La squadra del presidente Nicola Volpe sta andando a mille, mentre per quanto riguarda mister Carmine Turco sta facendo un ottimo lavoro. Rima. No, vediamo le immagini. Sì, sì. Beh, mister Carmine Turco arriva da una vittoria con l'Angri, quindi sappiamo il suo valore, è ritornato ad Agropoli ed è ritornato alla grande, perché poi la squadra è stata costruita, già l'Agropoli aveva una statura, la conosciamo, lo scorso campionato ha fatto comunque una grande stagione insieme ad altre squadre come la Scafatese, San Marzano, l'Angri, insomma erano quattro squadroni che puntavano alla vittoria del campionato. E quest'anno riparte dalla grande e sta dimostrando appunto tutto il suo valore e lo sta dimostrando, come dicevi tu, soprattutto fuori casa, perché poi vincere soprattutto fuori casa con questi campi, ma anche ecco, per l'ambiente, perché poi facciamo un accenno, anche l'abbiamo letto, l'abbiamo sentito, quello che è successo poi è durante la partita e poi alla fine negli spogliatoi, quando insomma, un gruppo di pseudo tifosi sono entrati negli spogliatoi
hanno aggredito giocatori, dirigenti dell'Agropoli. C'è da dire, abbiamo letto il comunicato stampa della società dell'Agropoli, di quello che è successo, c'è da dire che c'è stato il comunicato stampa da parte della società del Coranese, che naturalmente ha preso le distanze da quello che è successo, sta collaborando con diciamo, le forze dell'ordine per individuare i responsabili di questa vigliaccata, perché poi di questo stiamo parlando, e quindi nessuna responsabilità da parte della società del Coranese, anzi sta, ripeto, facendo di tutto per individuare queste persone. Ma individuate queste persone, a me cioè, bisogna tenerle fuori dai campi, dagli stadi, cioè quello, perché poi sono state anche in passato altri episodi anche su altri campi, insomma si sanno benissimo, si conoscono benissimo queste persone, insomma bisogna tenerle lontano, perché poi all'occampo ci sono anche bambini, sono anche i figli dei giocatori, dei dirigenti, cioè vedere queste scene davvero in questa realtà, in queste categorie, è davvero qualcosa di... In quello che è successo allo stadio comunale Raffaele Solaro, a me è colpito tantissimo e mi ha fatto piacere l'intervento del mister Raffaele Di Pasquale. Raffaele Di Pasquale a fine gara, già subito dopo che è successo l'episodio, che è un professore di educazione fisica, un collega tuo Franco, ha voluto sottolineare che questo non è calcio e lui e la squadra e la società non hanno niente a che fare con questa, che è un comportamento sleale e che un comportamento che non ha niente a che fare col calcio. Quindi a me è piaciuto subito questo intervento a caldo da parte di Raffaele Di Pasquale. Qui vanno i nostri complimenti a lui e alla società. E quindi è anche la compagine dell'Agropoli che ha recepito questo messaggio sia dell'Ercolanese che del mister. E infatti c'è stato un comunicato stampa dove la società dell'Agropoli ha detto che nulla a che vedere, ha confermato che nulla a che vedere avevano la società e i calciatori con questo che è successo. Io volevo solo dire e aggiungere una cosa, è già grave l'episodio in sé per sé, non c'è bisogno di commenti, ci mancherebbe altro, quando si parla di violenza è grave a tutti gli stadi. Ma se è successo che sono stati aggrediti nel campo, e allora un po' di responsabilità ce l'ha anche chi deve gestire quell'angolo, che è purtroppo, e dico purtroppo, insomma, è compito e dovere anche delle società. Quindi che poi la società pigli le distanze per dire ma non siamo stati noi, ma voi avete il dovere e l'obbligo intanto di salvaguardare anche gli altri. E questo è per un discorso che riguarda tutte e due le squadre. Io mi auguro solo che questo sia un episodio che rimanga, se giusto, chiaramente, le... Abbiamo visto anche un altro episodio. No, giusto quello che dicevi tu, Nicola, che diceva giustamente il presidente, Chiperesso, cioè l'allenatore Chiperesso, che discolpava un po'. Però, e volevo solo dire questo, mi auguro solo ovviamente che ad Agropoli, quando arrivi questa squadra, gli dimostrino il contrario di ciò che hanno fatto e che diano grosse momenti di ospitalità. Più che alla squadra, più che alla squadra. Più che alla squadra di tifosi, perché poi anche in queste categorie non sono... Squadra e società, ripetiamo, non hanno... Però non sono migliaia i tifosi, questo voglio dire, dovrebbero essere circoscritti e allontanati. Dimostrare ai tifosi, accoglierli nel modo giusto... Certo. Con sportività, con dimostrare sportività, che nel calcio esiste la sportività. Bravo, punto. Sì. E null'altro. Comunque, abbiamo elogiato in questo, anche in queste condizioni, abbiamo elogiato questa grande vittoria, un'altra grande vittoria dell'Agropoli. Però Nicola, Agropoli che ha delle concorrenti. Io direi di rivedere le immagini e di commentarle, perché è qualcosa di importante. Qui abbiamo visto il pareggio della squadra dell'Ercolanese, se non erro c'è stato questo calcio di rigore calciato da Infimo. C'è stato un momento in cui la partita è stata anche in bilico, io ho visto il servizio, ho visto le immagini, però è stata la forza proprio dei ragazzi e l'equipe, il modo di giocare, l'organico che c'è a disposizione dell'Agropoli che ha fatto la differenza, Rimo. Sì, tu dici è stato in bilico nella prima parte. Ecco, su questo momento qua...
era una partita in bilico, adesso c'è ecco. Il pareggio, se non erro, della squadra. E questo significa che alla distanza è una squadra. È una squadra che va, fa la differenza. È preparata e quindi esce fuori anche alla distanza. Questo è un merito di chi ha fatto la preparazione, Franco, certo, tu lo sai meglio di me. Certo, se una squadra riesce a prendere il sopravvento sull'altra nella seconda parte, nella terza parte della partita, vuol dire che fisicamente sta bene. Ma abbiamo visto atleticamente, insomma, sono dei ragazzi che corrono tantissimo, abbiamo visto anche nei duelli singoli, insomma, per queste poche immagini. Ecco, questo squadra... è il pareggio dell'Ercolanese, sì. Erano sul 2-2 adesso. È una squadra che corre tanto, è una squadra che gioca, quindi giustamente anche la preparazione ha il suo fattore che sarà determinante alla fine. Il pareggio di Trimarco, ecco, Trimarco è un giocatore che conosciamo benissimo, ha militato anche nel Gelbison. Anche perché stavo dicendo che l'Ercolanese comunque era ad un punto dalla Groppo, sì, era a 16, a 15 e la Groppoli era a 16, quindi diciamo che comunque... Vedete che in contropiede... Questa è la rete di Natiello che ha spianato che in contropiede è arrivata con 3-4 giocatori in area di rigore, quindi sì. Comunque è una squadra molto quotata anche a livello... Ma lo dicevo prima, una squadra che crea moltissimo, crea un ecco, volume qua, di gioco... Qua per esempio è una grande interruzione di gioco, un grande risultato, un rilancio perfetto per Arevalo Costa che realizza. Questa è una grande giocata da sottolineare. E anche qua una ripartenza e riescono a rubare il pallone agli avversari. Guardate come fanno pressing. Chiudono tutti i varchi. Adesso il giocatore è costretto a passare il rilancio, ma è già pronto. La Gelbison a metà campo, a tre quarti, a ripartire. E poi qua vediamo la bellissima giocata, il tiro finale di Natiello ancora, che realizza il gol del 5-2. Ricordiamo che siamo nel corso del sesto minuto di recupero. Sì. Quindi ancora si va a fare pressing sulla linea del di fondo contro la squadra avversaria al sesto minuto di recupero sul punteggio di 4-2, quindi, sì, sì. Quindi voglio dire, ecco, lo dicevo prima, porta tanti giocatori nella fase ecco, d'attacco, questo quindi... qua, questo secondo me se permettete ci fa ben sperare, perché l'Agropoli è una bellissima realtà, una squadra che ha militato sempre in Serie D, e vederla in eccellenza in questa fase è un momento veramente delicato per quella che è la città di Agropoli. La città con, ricordiamolo Remo, con la matricola più vecchia d'Italia, quindi bellissima realtà questa. Beh, dell'Agropoli. Il nostro sogno qual è? Visto che dal prossimo fine ottobre la Gelbison comincerà a giocare le sue partite interne ad Agropoli, perché lo stadio, sì, è pronto, quindi la Serie C ad Agropoli con la Gelbison, il nostro sogno è vedere un quest'anno derby. La Serie C dell'Agropoli, l'anno prossimo, cioè la Serie C della Gelbison, l'anno prossimo vedere la Serie C della Gelbison e la Serie D dell'Agropoli, e poi insomma, per il momento fermiamoci qua. Questo è il nostro sogno, perché poi sono due squadre. Facciamo la scaramanzia anche per la Gelbison, che sta facendo grandi risultati. Dite incrociate per questa squadra, e le staccheremo nel momento in cui la squadra sarà salva, perché è qualcosa di importante, un progetto unico, un progetto che per il nostro territorio è qualcosa che non si è mai verificato, e ci fa onore a noi che ci occupiamo di calcio, grande onore. E non dimentichiamo che più giù a pochi chilometri c'è un'altra Serie D, che è la Polisportiva Santa Maria, quindi sì. Il Cilento davvero grande, grande protagonista. E il Cilento da quel lato, insomma. Da quel lato, beh, grandissima, grande soddisfazione nello sportivo, anche a livello sportivo, io dico sempre, per il nostro Cilento. Beh, d'altronde noi siamo più poveri da questa parte, allora, ma siamo, no, siamo comunque nel Cilento. Ma comunque, forse io direi più una questione di organizzazione, ecco, e di credere in qualcosa di diverso. Perché le potenzialità ci sono. Insomma, noi, anche noi abbiamo le potenzialità. Anche in questa zona del Cilento. Dicevo, l'Agropoli, beh, l'Agropoli però deve comunque badare bene ad alcune dirette inseguitrici, a cominciare da quel San Marzano che fino alla fine la scorsa stagione ha provato ad andare in Serie D, non ci è riuscito, perdendo le finali contro
contro l'Angri San Marzano, comunque, che è andato a vincere fuori casa su un campo sempre difficilissimo, quello di Cervinara. E vogliamo vedere i gol, due gol di questa partita, possiamo anche mettere in onda le immagini, ma diciamo innanzitutto due episodi sullo 0-0. C'è questa espulsione da parte di Palumbo per questo fallo su un giocatore avversario, qua siamo a meno di 20 minuti all'inizio della partita, quindi rivediamo, ecco, l'intervento di Palumbo sull'avversario, qui l'arbitro estrae direttamente il cartellino rosso, quindi Cervinara che resta già in 10 uomini. Poi c'è questo gol annullato, anzi non direi nemmeno annullato, c'è questa segnalazione dell'assistente su questo lancio in favore di Cirelli da parte di Sbordone, ci sono state molte proteste anche qui da parte del Cervinara. Qui siamo nel corso del 0-0, ancora sullo 0-0, e nel corso dell'ultimo minuto di recupero del primo tempo va in vantaggio il San Marzano, segna Castagna che si trova da solo sul secondo palo, controlla in due tempi e batte il portiere del Cervinara. Rivediamo, ecco il pallone che arriva dalla destra, e vediamo che solo controlla in qualche modo, tocca due volte il pallone e poi lo mette in rete. E il San Marzano che poi chiude i conti al 42esimo del secondo tempo, calcio d'angolo, e qui c'è il perfetto stacco di testa da parte di Esposito che mette dunque al sicuro il risultato per il San Marzano. Ottima vittoria e molto importante. Quei due episodi, sull'espulsione io direi di rivederla con Franco La Terza questa espulsione, e la gamba, la gamba, se non erro, era abbassata, insomma era un episodio un po', però, al limite, vogliamo dire. È stata punita, certo, la pericolosità dell'intervento, indipendentemente da tutto, l'arbitro ha estratto il rosso di prima intenzione, quindi ha visto il fallo in gioco intenzionale, insomma. E poi il piede, ecco qua, prontamente la regia, sì. Lorenzo Piccarelli ci fa rivedere. Il fallo è stato molto duro, molto duro, anche se il piede non era proprio a martello. Non era a martello, però insomma era comunque però ci può stare questa espulsione. Sì, è stato molto l'arbitro vicino e molto deciso, oltretutto, insomma, ha visto veramente la pericolosità sul piede. Direttamente sulle caviglie, quindi è un intervento pericoloso. Però forse aveva ragione Remo quando parlava del Cervinare, perché forse questa squadra effettivamente in 10 avrebbe potuto dimostrare davvero di essere. Poi c'è quel dubbio. L'assistente è ben piazzato. L'assistente è in linea col giocatore. Io penso che, insomma, qualche poco era più in là. Se lo vediamo bene, l'assistente era un pochino più in là. Ecco, secondo me, l'attaccante del Cervinara era già in velocità. Il difensore, ecco, non ne sarei tanto sicuro. Il difensore. Potersi che era fermo l'attaccante. Quello bisogna vedere quando parte la palla, l'altra immagine è già partita. È già partito. Può darsi che il guardalino l'abbia vista meglio di noi. Come? Allora, io direi un'altra cosa: tre partite, tre vittorie, tre pareggi, una sconfitta per l'Audax Cervinara, la prima sconfitta, 9 gol fatti e 5 subiti. Per quanto riguarda invece il San Marzano, abbiamo 5 vittorie, un pareggio e una sconfitta. Il pari è interno, ha fatto un pareggio interno, quindi il San Marzano, 14 gol fatti e 5 subiti per quanto riguarda l'antagonista attuale dell'Agropoli. E c'è un altro antagonista da cui l'Agropoli si deve guardare, sicuramente la Scafatese. Scafatese che continua a vincere, lo fa ancora in casa, anche se di misura, contro un Faiano che ha combattuto fino alla fine. Ha mantenuto Faiano, che insomma una squadra direi ben organizzata, lo ha dimostrato anche a Scafati, e ha perso nei minuti finali, quindi sembrava un pareggio ormai cosa fatta, invece è arrivato il gol della Scafatese, un gol che possiamo anche vedere, possiamo metterlo in onda, che è arrivato, ripetiamo, al 92esimo, quando ormai sembrava
che è un punto guadagnato per il Faiano, c'è un calcio d'angolo per la Scafatese, poi nella mischia la palla viene colpita da Evacuo, forse viene deviata da un difensore del Faiano, palla che termina in rete, il fatto sta che è una rete rocambolesca che dà i tre punti alla squadra della Scafatese, la stiamo rivedendo, ecco il pallone che arriva, poi salta Evacuo e la palla che finisce in rete, quindi grossa delusione naturalmente per il Faiano e dall'altra parte grande gioia per questi tre punti ormai insperati per la Scafatese. Sì, diciamo subito questo, la Scafatese è alla sua quinta vittoria, poi ha due sconfitte, nessun pareggio, 13 gol fatti e 8 subiti. Per quanto riguarda invece il Faiano, questa è la seconda sconfitta, poi c'ha un pareggio e 4 vittorie, 13 gol fatti e 8 subiti. Scafatese, Franco, un'altra squadra... Altra squadra famosa. Famosa e che prova di nuovo quest'anno a risalire in Serie D. Ma bisogna stare molto attenti perché la Scafatese è una grande società, come ricordavi tu. Insomma, sono queste 3-4 squadre che possono giocarsi il campionato. Credo che effettivamente loro arriveranno. Noi ci auguriamo, obiettivamente, non ce ne vogliono dall'Alto Salernitano in su. Ci auguriamo per l'Agropoli, però ci sono queste squadre, anche perché... direte, non so se avete detto ancora il prossimo turno, non ne sono ancora, ma il Cervinare ha il dente avvelenato e andrà a giocare proprio da Agropoli. Volevo dire un'altra cosa per quanto riguarda il Faiano. Faiano, una sconfitta questa che non scalfisce assolutamente il grande inizio di stagione che ha fatto il Faiano, che ha 13 punti in classifica, 7 partite, quindi un grande avvio. Abbiamo visto il gol subito proprio al 92esimo, quindi la squadra ha giocato anche dando filo da torcere alla Scafatese. Insomma, sono buoni auspici questi, nonostante la sconfitta, per un campionato che insomma, speriamo sia tranquillo, anzi con proiezione verso la zona più alta della classifica per il Faiano. Sì, io volevo solo subito, mi ricordo che forse ti ho anticipato arbitrariamente. Guardavo solo il Buccino che è andato a fare tutto sommato un pareggio interessantissimo, pur essendo ultimo in classifica, con il Salerno e Baronisti che è a metà classifica, il che probabilmente avrà pure un buon potenziale, che ancora non ha espresso forse il meglio, ma che purtroppo è ultimo in classifica. Sì, Buccino, che del presidente Gaetano Del Chirico, che noi abbiamo avuto più volte ospite, poi dopo sì, un boccone d'ossigeno per il mister Maurizio Di Pasquale. Per quanto riguarda il Buccino contro Salerno Baronissi che veniva da 3 vittorie e 3 sconfitte, quindi gli mancava il pareggio, l'ha realizzato contro il Buccino, 12 gol fatti e 9 subiti per la squadra del Salerno Baronissi. Invece Buccino resta al pali con le vittorie, ha 3 pareggi e 4 sconfitte. La cosa grave è che ha fatto 3 gol ma ne ha subiti 13, quindi un problema in attacco questo. Ne parlavamo anche l'anno scorso, è venuto a mancare il bomber principale che milita adesso nel Faiano, e quindi che è Troiano. Anche perché Franco si dice che la prima difesa è l'attacco. Se non si segna lì davanti, poi si subisce. Puoi avere tutte insomma le difese forti che vuoi. Invece è una squadra che arriva alla prima vittoria, e questo Vico Equense che l'anno scorso in trasferta faceva man bassa, giocava benissimo, adesso è riuscito in casa a portare a casa la prima vittoria dopo aver realizzato un solo pareggio e 5 sconfitte. Per quanto riguarda la compagine del Vico Equense, 3 gol fatti e 15 subiti, quindi questo la dice tutto in termini di quello che ha detto Remo qualche secondo fa. Una doppietta di Sannico ha permesso alla squadra del Vico Equense di battere il Virtus Avellino, che arriva alla terza sconfitta, in precedenza aveva 3 vittorie e un pareggio, 8 gol fatti e 7 subiti. Rima il Costa d'Amalfi, adesso il Costa d'Amalfi che noi ricordiamo sempre con tanto piacere lì al San Martino di Maiori. Costa d'Amalfi che vince 1-0 contro il Sant'Agnello, derby costiero qua della costiera. Sant'Agnello, anche se un po' distanti tra Sant'Agnello e Maiori. Comunque, Costa d'Amalfi che raggiunge quota 12, ma
oltre la metà, oltre metà classifica, quindi un bel risultato questo, una bella vittoria. Sì, Costa d'Amalfi che fa la quarta vittoria, non ha mai pareggiato e ha fatto 3 sconfitte, 10 gol fatti e 11 subite. Mentre per il Football Club Sant'Agnello resta al palo per quanto riguarda le vittorie, 3 pareggi e questa è la quarta sconfitta, 7 gol fatti e 14 subiti. L'altra partita importante, Remo, era anche questo, Città di Solofra, Lions di Montemiletto, dove la compagine del Città di Solofra è riuscita a concretizzare con una vittoria importante, netta, con 5 reti. Le reti sono arrivate da Rapollo, di Giacomo, ancora Rapollo, poi di Filippo e Moffa. Quindi ha realizzato la quarta vittoria. Aveva un pareggio e anche 2 sconfitte. Per quanto riguarda i Lions di Montemiletto, abbiamo 4 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte esterne. Le ultime 2 partite c'è questa sconfitta interna del Lioni contro il Carotenuto, qua un altro, un'altra squadra di Avellino, abbiamo visto anche quella, la partita di prima, quindi sconfitta interna un po' inaspettata questa della Polisportiva Lioni, resta a 7 punti in classifica, mentre il Carotenuto la supera e va a quota 9, quindi c'è un cambio qua di guardia, quando riguarda le posizioni medio-basse della classifica. Al di sotto i 10 punti. La rete che ha deciso la gara è di Dailo, quindi questa al 20° del secondo tempo. L'ultima partita che resta da commentare è questa rosso-blu Castel San Giorgio contro Giffoni Sei Casali, dove la compagine del rosso-blu San Casali è arrivato alla di San Giorgio è arrivata al terzo pareggio. Aveva in precedenza 3 sconfitte e una vittoria, 8 gol fatti e 14 subite. Per quanto riguarda Giffoni Sei Casali, invece è il primo pareggio, in precedenza aveva 2 vittorie e 2 sconfitte, 9 gol fatti e 15 subiti. Andiamo subito al prossimo turno, si giocherà l'ottava giornata, partite importanti, qualcuna Franco già l'ha accennato, andiamo a vedere il quadro dell'ottava giornata che giocherà nel prossimo fine settimana. E, la partita la vediamo subito lì in alto, Agropoli-Cervinara, Buccino Vichequense, Faiano Castel San Giorgio, Carotenuto Scafatese, Giffoni Sei Casali Solofra, Montemiletto Costa d'Amalfi, Sant'Agnello Ercolanese, San Marzano Salerno Baronissi e Virtus Avellino Polisportiva Lioni. Ma direte, ma Cervinara ha perso in casa contro il San Marzano, quindi queste sono le squadre peggiori da affrontare dopo la sconfitta interna. Franco, tu sei più sulla panchina, anche dall'allenatore. No, la squadra che ha perso in casa la settimana successiva, insomma, Cervinara è una bella squadra e ha la consapevolezza di giocare con una grande. Quindi a livello psicologico tu vai a giocarti la partita lì ad Agropoli con la convinzione di fare risultato. Il discorso è sempre quello. Poi ovviamente l'espulsione e il risultato negativo della settimana precedente, che tutto sommato insomma aveva ancora dalla parte propria una partita bilanciata fino al momento insomma dell'espulsione, darà sicuramente l'input buono a questa squadra. L'ultima cosa che volevo dire è che c'è un derby della parte bassa della classifica, che è Buccino-Vichequense. Buccino avrà la possibilità di poter lasciare l'ultimo posto qualora facesse risultato in casa. Speriamo, che Vichequense in trasferta è molto pericolosa. Adesso, prima di finire con l'eccellenza, una parentesi per quanto riguarda quella lucana, dove il Brienza batte il Castelluccio del nostro amico Renzo Capobianco. La partita per quanto riguarda il Castelluccio, la rete di Cristian Afri. La classifica resta invariata, 2 punti solamente, e domenica prossima il Castelluccio affronta in casa il Vultur Rionero. Andiamo in promozione, Nicola, o hai qualche altra? Sì, in promozione, andiamo diretti in promozione. La promozione, siamo alla 6ª giornata del campionato di promozione Girone D. Sì, andiamo subito a leggere i risultati, quelli che sono i risultati della giornata, dove Faiano San Degidio 3-0, San Gregorio e Rayon 3-0, Calpazio
Pro San Giorgese 1-1, Poseidon Temeraria San Manco 1-2, Real Palomonte Centro Storico 1-3, Sapri Nocera Superiore 1-0, Sarnese Pontecagnano 2-2, Vittoria Marra San Severinese 5-1. Vediamo insieme la classifica, dove Atletico San Gregorio conduce con 13 punti insieme al Sporting Pontecagnano. Centro Storico e Faiano 11, Calpazio, Pro San Giorgese e Temeraria San Manco 10, San Severinese 9, Sapri e Nocera Superiore 8, Vittoria Marra, Sant'Egidio 7, Sarnese 6, Real Palomonte 4 e Rayon 3. Chiude la classifica la Poseidon con un punto. Io innanzitutto mi permettete di fare i complimenti alla società dell'Atletico San Gregorio, al presidente Vito Robertazzi, che anche abbiamo avuto in collegamento scorsa stagione. Atletico San Gregorio, la matricola neopromossa, è in testa alla classifica del campionato di promozione, quindi la sua partecipazione in assoluto a questo campionato dopo 6 giornate è lì in testa alla classifica insieme allo Sporting Pontecagnano, quindi direi un grande lavoro che sta facendo il presidente con la società. Dopo la vittoria del campionato, siamo alla sesta giornata, è vero, però è già un'indicazione di una squadra che comunque è lì in testa alla classifica. Il presidente ce l'aveva detto che puntavano a qualcosa di importante e anche grazie al lavoro del mister Eugenio Dente, che stanno facendo grandi numeri insieme. Una partita questa dell'Atletico San Gregorio finita 3-0, le reti sono di Corsaro, Bojan e il solito Serritella. Per quanto riguarda la compagine di casa, è arrivata la quarta vittoria, aveva in precedenza un pareggio e una sconfitta. Le Rayon ha una sola vittoria, poi 0 pareggi e 5 sconfitte, 6 gol fatti e 11 subiti. Questo era per quanto riguarda l'Atletico San Gregorio. Cioè, complimenti all'Atletico San Gregorio, che raggiunge in testa alla classifica lo Sporting Pontecagnano, che è stato fermato sul 2-2, o meglio, io direi che su un campo come quello di Sarno, direi che un pareggio comunque è da prendere sempre in modo positivo. Dunque, Sarnese Sporting Pontecagnano è finita 2-2. Di questa partita abbiamo anche le immagini, quindi andiamole subito a vedere. E vediamo subito il vantaggio dello Sporting Pontecagnano con Riso al 15° che sfrutta un errore in uscita da parte del portiere della Sarnese, di testa realizza il gol dell'1-0. Rivediamo, esce il portiere e Riso che riesce appunto sulla mancata blocco della palla riesce a mettere in rete. 39esimo, Sarnese che soffrisce di un calcio di rigore per questa uscita del portiere del Pontecagnano sull'attaccante avversario. Qui credo che non ci sia, per me non ci sono dubbi. Comunque la rete viene realizzata, rigore trasformato da Polichetti che riporta il risultato sulla parità. Nel secondo tempo la Sarnese capovolge il punteggio e Polichetti, che viene lanciato in profondità, arriva davanti al portiere, alza il pallone, questo pallonetto davanti all'estremo difensore, e realizza il gol del 2-1. Stiamo rivedendo qui un po' di disattenzione da parte della difesa dello Sporting Pontecagnano. 2-1 comunque Sporting, che poi riesce a rimettere il risultato in parità. C'è un fallo di mano qua, un difensore della Sarnese, l'arbitro indica subito il dischetto del rigore, il nostro grande bomber campione lo realizza, lo trasforma, e quindi questo è il gol che chiude la gara sul 2-2. Due rigorini? No, il primo io credo che... Dalle immagini il primo rigore sembra netto, insomma. Certo, più dubbio un pochino il secondo, però se l'arbitro ha visto il fallo di mano è calcio di rigore. Si vede che la palla viene toccata con le mani. Allora è calcio di rigore anche l'altro. Sono due rigori dovevano essere dati. L'unica cosa da sempre da tenere in considerazione è sempre lo stesso discorso: mai fidarsi di quella che si pensi che essere ultima in classifica sia poi una passeggiata, perché così non è stato e l'abbiamo visto dalle immagini, l'abbiamo visto dei gol. Nonostante il primo gol l'ha segnato il Pontecagnano su quell'errore del portiere, giusto?
ci sia stato, insomma, un errore notevolissimo, molto clamoroso, insomma, usiamo questo termine, del portiere avversario. Ecco, io direi di andare velocemente a vedere alcune partite e poi di soffermarci un minuto sulla compagine del Sapri Calcio. Un commento veloce insieme a Remo per quanto riguarda Real Palomonte, centro storico, dove il Real Palomonte riesce a perdere in casa 3-1, quarta sconfitta, in precedenza un pareggio e una vittoria, 7 gol fatti, 11 subiti. Il centro storico invece arriva alla terza vittoria, aveva in precedenza 2 pareggi e una sconfitta, 10 gol fatti e 6 subiti. Le reti sono state di Natella e una doppietta di Citro. Sì, in effetti, beh, una brutta sconfitta questa in casa per lo Sporting Pontechignano, lo diciamo sempre, già dall'inizio. Per cercare poi di trovarsi in posizioni tranquille alla fine del campionato, bisogna comunque cominciare a vincere e a mettere, soprattutto nelle partite in casa. Invece la Poseidon esce sconfitta anch'essa in casa contro la temeraria San Manco, resta al palo con le vittorie, un pareggio e 5 sconfitte, 3 soli gol fatti e 11 subite per quanto che avevamo detto in precedenza. Le reti sono state di D'Acunzo, una doppietta per quanto riguarda la temeraria San Manco, che arriva alla terza vittoria, in precedenza un pareggio e 2 sconfitte, 11 gol fatti e 11 subite. Sì, io sì, la Poseidon, insomma, l'aspettiamo, perché non pensiamo che sia questo il campionato della Poseidon, un punto in 6 giornate. Crediamo che ci si dia da fare, insomma, per rinforzare la squadra, quindi l'aspettiamo a risultati migliori. E volevo stesso discorso che facevo prima con l'Atletico San Gregorio, lo vorrei fare con l'Atletico Faiano, perché l'Atletico sì. Faiano è lì a 11 punti, 2 in meno dell'Atletico San Gregorio. Sono le due squadre che hanno lottato insieme per la vittoria del campionato lo scorso anno, quindi essere lì, insomma, grandi risultati anche per l'Atletico Faiano, che ottiene tra l'altro un bel risultato, una bella vittoria. Sì, un 3-0, le reti sono state di Ruggero, Giuliano ed Erra, terza vittoria, in precedenza 2 pareggi e una sconfitta, 8 gol fatti e 4 subiti, questo dice che è una bella difesa e sa pungere nel momento giusto. Una vittoria, 4 pareggi e una sconfitta, 4 gol fatti e 6 subiti per la compagine del Santo Egidio. A Franco la Terza ce lo riserviamo per il Sapri Calcio, dove per esempio l'ultima partita che è rimasta da vedere insieme, Remo, è questa Vittoria Marra contro San Severinese. La Vittoria Marra è una compagine di scafati, sapete benissimo, 2 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte, 10 gol fatti e 12 subite. Per la San Severinese invece 3 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte, 6 gol fatti ed 8 subiti. La Carpazio che diamo merito. Carpazio, ecco, sì, anche ha fatto 1-1 contro il Castel San Giorgio ed è lì. C'è una chicca: il Carpazio è allenata dal nostro amico che è Mimmo Castiello. Allora lo salutiamo con grande piacere e diamo merito a questa squadra, perché ha 10 punti, sì, a 3 punti dalla vetta, quindi sta facendo un grande campionato, anche se ha pareggiato in casa contro il Castel San Giorgio, la squadra del Castel San Giorgio, Pro San Giorgese, quindi insomma è lì, tra le prime posizioni. Benissimo, il Sapri Calcio vince 1-0, la rete bellissima di testa su angolo da parte di Iasevoli, un giocatore cresciuto nelle giovanili della Gelbison, tanti sacrifici da parte del padre per portarlo a giocare. Adesso milita nel campionato di promozione con il Sapri Calcio di Antonino Sparacio, un bravissimo calciatore, un giocatore che sta facendo la differenza nella retroguardia e nel momento delicato, nel momento decisivo, riesce a concretizzare. Per il Sapri arriva la seconda vittoria, in precedenza 2 pareggi e 2 sconfitte, 2 vittorie invece per la Nocera Superiore, 2 pareggi e 2 sconfitte. Il Sapri ha realizzato il 9° gol, ne ha subiti 7, 4 gol fatti e 5 subiti invece per Nocera Superiore. Franco la Terza. Sì, nel Sapri ha smosso la classifica, ne aveva particolarmente bisogno in questa fase che è importantissima quantomeno da un punto di vista psicologico. Ragazzi di Sparacio, sappiamo che Sparacio, insomma, ha grossa abilità nel mettere insieme una formazione che possa dare risultati. Da quello che si è saputo, il portiere della squadra della Spigolatrice ha parato l'ennesimo rigore, quindi punto, è bravissimo, un portiere che fa la differenza, punto importante anche questo, insomma, per la squadra, il che
il che insomma la dice lunga, quantomeno insomma per alcuni reparti. Per altri è una squadra che tutto sommato è completa quando è completa, perché ha giocatori, insomma, l'abbiamo forse detto, l'avete detto anche voi, forse probabilmente le settimane scorse, giocatori di spessore. Dobbiamo vedere solo a che punto e se terrà questo fino alla fine del campionato, fino a quando avrà la forza di tenerlo, perché poi sappiamo che mettere insieme tanti giocatori, Remo, con varie testoline non è sempre una cosa molto semplice. Giocherà la prossima partita col Temerario San Mango, squadra ostica, soprattutto in casa, credo, e quindi sarà un altro momento per vedere la forza di questa squadra. L'ultima grafica sono il prossimo turno per quanto riguarda il campionato di promozione, lo vediamo insieme, dove Centro Storico contro Atletico San Gregorio, Erion Calpazio, Nocera Superiore Faiano, Pro San Giorgese Poseidon, Sant'Egidio San Severinese, Sarnese Vittoria Marra, Ponte Cagnano, Real Palomonte, Temerara San Mango, Sapri. Beh, hai tu notizie della promozione? Io solamente mi rubo per quanto riguarda le altre promozioni, dove in pratica vado ad analizzare quello che è il girone di promozione della Basilicata, dove il Maratea vince 1-0 sul campo del Lago Pesole, si porta 11 punti in classifica. La settimana prossima Maratea riceve in casa la Polisportiva Tito, che è penultima in classifica. Poi un salto in Calabria, dove DGS Praia Tortora vince 1-0 contro il Real Montanto Calcio, mantiene la vetta della classifica con 15 punti, le due avversarie sono a 14, poi a 11 punti ce n'è un'altra. Per il prossimo turno la compagine del DGS va sul campo del Cutro, che è ultimo in classifica con 2 punti. Io ho finito. Siamo arrivati alla fine anche noi. Volevi aggiungere qualcosa? No, giusto 10 secondi. Giusto, velocissimo, voglio solo salutare, ci tengo in maniera particolare, un caro amico di Napoli, si chiama Gaetano Angrisani, è stato un grosso cestista degli anni 90. So che ci guarda da fuori grotta, concedetemi insomma questo piccolo lusso. Un grosso abbraccio a lui e a tutti quelli che ovviamente guardano la trasmissione. Tutti quelli che ci seguono, perché quest'anno, sapete, no, 105 TV, insomma, ci vediamo a livello regionale, quindi ci vediamo in tutta la Campania, non solo poi a Basilicata, Calabria, quindi abbiamo un ampio raggio. Quindi salutiamo anche noi gli amici che ci seguono da Napoli e dalle altre zone più lontane. Io nel finale voglio salutare anche un amico, Luigi Canonico, che ci dà una mano per quanto riguarda le assicurazioni. Se dovete rinnovare la vostra polizza sia per la casa che per l'auto, per le moto e tutti infortuni, avete un amico a disposizione, un amico nostro, un amico vostro, che è Luigi Canonico. Chiamatelo, perché è importantissimo. Io non so se può velocemente Lorenzo mettere il numero di telefono. Eccola qua, dove il numero di telefono è il 329 80 10 797. Luigi Canonico è sempre a disposizione, lo trovate sia su Facebook che per quanto riguarda tutti gli altri canali. Un grazie di cuore a tutti quanti e anche agli amici che ci danno una mano, li rivedete tra poco dopo la sigla, gli amici che ci permettono di mettere in onda questa trasmissione. Grazie anche a Lorenzo Picarelli e ad Alessandro Cucurullo per questo. Un saluto anche agli ospiti, Franco La Terza, agli ospiti, agli amici, Franco La Terza e a Remo Fedullo. Remo, una battuta per chiudere. Una battuta, seguiteci, sappiamo sicuramente che saremo anche questa volta, insomma, avremo un grosso seguito, questo ci fa tanto tanto piacere. Grazie a tutti, appuntamento a mercoledì prossimo, sempre qui sul canale 115 di 105 TV. Grazie, a mercoledì prossimo. La trasmissione sportiva Tutto Campo è stata presentata. Dal 1993 l'azienda Capacchione distribuisce prodotti ortofrutticoli di prima scelta, provenienti da fornitori selezionati. Oggi l'azienda Capacchione, dopo 30 anni di esperienza e un accurato studio delle materie prime, vi propone un vino da tavola che non deve mancare nei vostri pranzi.
il rosso per le carni provenienti dai nostri allevamenti e il bianco che accompagna il pesce proveniente dai nostri mari. L'alta qualità e la passione li trovi nel vino da tavola Capacchione. Digital Sat Impianti, installatore autorizzato Sky Service e Sky Q, progetto e realizzazione impianti, riparazioni elettroniche, televisori ed elettrodomestici, impianti satellitari per grandi strutture, impianti radiotelevisivi, reti in fibra ottica, reti wifi, reti di comunicazioni. Digital Sat Impianti realizza impianti elettrici, sistemi di antifurto, impianti citofoni e videocitofoni, impianti videocontrollo, TVCC, Digital Sat Impianti di D'Alessio Giuseppe. Infoline 338 92 75 961.